Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui dopo lo scorso episodio che avete visto precisamente dalla Milan con Milan, Sassuolo e Como e avete visto anche la simulata con la Cremonese. Lo scorso video non l'avete visto perché purtroppo mi è andato, non mi ha registrato. Lo so ragazzi, non so per quale motivo, ma abbiamo vinto 2-1 col Bologna. 5-2 con la Fiorentina, siamo passati in Coppa Italia, abbiamo vinto 4-1 con la Juve e 4-0 con lo Sporting. Oggi facciamo il Milan, il derby. Simuliamo la Samp e faremo la Roma e simuliamo l'Udinese, poi vediamo cosa fare con lo Sporting. E comunque, io andrei subito a fare il Milan, con Emre Can, difensore centrale, ci sta perché è sul ruolo, volendo. La formazione è questa, che avete visto anche lo scorso episodio, e nulla. Ci vediamo a San Siro per un derby che vale una stagione. Dallo stadio San Siro per giocarsi il primo posto, il Milan che si trova a 58 punti, l'Inter a 55, ma vuole andare di nuovo a combattere per un altro posto che merita, cioè quello del campionato e il secondo posto. Buonasera da San Siro, questo è il derby di Milano. Il derby della Madonnina. Le squadre stanno entrando in campo, come vedete. C'è un'atmosfera incredibile da parte di tutte e due le curve. Ma ora è tempo di dare al campo ciò che spetta. Inizia adesso. Milan, Inter. Buon divertimento. Ancora Brozovic che è dappertutto oggi. Lautaro. Lautaro! Maignan. Finisce il primo tempo. Che Inter arrembante. Non si riesce però a battere Maignan. Un Inter arrembante che non riesce a battere Maignan. Secondo tempo, buon divertimento. Serve un episodio all'Inter per far scattare quella scintilla che manca. Ecco Onana che fa una grande parata. Tonali, Brahim, Onana a salvare l'Inter. Brahim Diaz. Aspetta, Brahim Diaz fa troppo però. Perché adesso riparte l'Inter. Lautaro, 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 Lautaro. Lautaro! Lautaro! 1-0 Inter! Dai! Che gol, Lautaro! Un angolato imparabile per Maignan. E 1-0 Inter 70esimo. Dito che ci ha segnato la scorsa volta. Barella. Oggi speriamo non sia così. E anzi, non deve essere così. Lautaro! Maignan. Ancora. Calcio d'angolo. Baku. Barella. Lautaro a giro! Traversa. Mamma mia, e finisce qui. L'Inter batte il Milan 1-0, ma molta più Inter. Davvero, molta più Inter. Una grande Inter che porta a casa il risultato. E lo porta a casa anche faticando, ma anche facendo il buon risultato che serviva appunto all'Inter per risalire la classifica e andare attaccato al Milan. Perché in questo momento la classifica recita Inter 58, Napoli 58, Milan 58, Roma 59. È completamente aperta come classifica. Esponiamo dello Feu. Adesso avanziamo fino alla partita con la Samp. Intanto c'è l'aggiornamento mensile. Partita spostata. Un paio di cose. Il programma di crescita di Onana che diventa 85. Aggiornamento mensile. No. No. Ora c'è Inter Samp. La Samp si trova al 14° posto. L'andrei a simulare veloce.
Però prima andiamo a salvare. E ragazzi, intanto vedete come. Ok. Andiamo a salvare. E ci vediamo con la partita con la Samp. Eccoci qua, partita con la Samp. Subito qui. Faccio giocare Deulofeu oggi, che me l'ha chiesto. E anche. Facciamo giocare anche Di Marco. E basta. E basta. Simulazione veloce. Per 1-1. Peccato. Peccato, peccato, peccato. Non importa, ci rifaremo con calma. Intanto, ora abbiamo la Roma in Coppa Italia. Andandoci mi chiede di giocare. Ha ragione. Ora andiamo con la Roma. È una completamente sfida fondamentale per le sorti dell'Inter. Perché comunque ci troviamo al fatto che ai quarti abbiamo vinto 5-2. Io farei così. Ci andiamo a giocare alla Roma e poi vediamo. Con calma, cosa fare? Questa è la Roma, come vedete. Rui Patricio, Smalling, Mancini, Kumbulla, Karsdorp, Wijnaldum, Pellegrini, Vigna, Dybala, Zaniolo e Abraham. Una Roma che rispetto a quell'ultimo che abbiamo affrontato, gli manca Hazard. Noi siamo alla migliore condizione. Ci sono tutti. E ci vediamo in campo. Una sfida che è sempre stata buona per le sorti alte della classifica. Oggi può far valere una finale di Coppa Italia. Buonasera da San Siro, questa è Inter Roma. Questa è una delle sfide più chiacchierate dell'ultimo periodo. Infatti la Roma si trova in questo momento, si trova in prima posizione. Insomma, scorsa volta si era trovata in scorsa posizione. In campionato, ricordiamo l'Inter cosa ha preso. Ha preso una bella sleppa in campionato. Mi sembra un 4-3, se ricordo bene. E comunque, inizio dalla partita. Buon divertimento. Ma che possiamo fargli male in velocità. Infatti, Lukaku. Lukaku! Rui Patricio. Lautaro. Lautaro! Rui Patricio. Rui Patricio. Che parata. Finisce qui il primo tempo. Una squadra come la Roma che non sta mettendo tante difficoltà all'Inter per ora, ma che sta dando un po' di filo da torcere il Patrizio all'Inter. Comunque perché tante parate e l'Inter non riesce a segnare. Tante occasioni, tante parate, ma l'Inter non riesce a segnare ed è andato di fatto. Però se ne va a Karsdorp, Calhanoglu. Barella! E 1-0 Inter! Con gli inserimenti di Barella, 1-0 Inter! Finalmente! Rivediamo. Ora rivedremo. Eccolo qua. Un grande passaggio per Barella che incrocia e batte Rui Patricio. 1-0 Inter! Abbiamo avuto meno occasioni. Lautaro. Adesso si è aperta la Roma. Lautaro carica la botta! Lautaro! Martinez! Ed è 2-0 Inter. Ha caricato la botta Lautaro. E ha fatto bene. Perché è partita una bordata di esterno. Imparabile per lui Patrizio. Ed è 2-0 Inter. In 2 minuti. E lui Patrizio finisce qui. All'andata l'Inter batte la Roma 2-0. E si porta a casa l'andata appunto della semifinale di Coppa Italia contro la Roma, che ha fatto una buona partita in sé per sé, ma non quanto l'Inter, che ha fatto una partita assai migliore. Qua si vede benissimo come De Vrij prenda completamente il pallone. Andiamo a simulare anche l'Udinese. In trasferta vinciamo 2-0. Calhanoglu e mi sembra di aver visto Lukaku.
Per risalire sulla classifica, all'andata, come vedete, dello Sporting abbiamo vinto 4-0. Quindi andiamo a simulare. E in questo episodio scopriremo la nostra avversaria ai quarti, ma tra poco. Eccolo qua lo Sporting affrontato all'andata. Lo troviamo con un 4-0 all'andata molto largo. Infatti oggi non giocherà Lukaku e giocherà Beto. E non giocherà Skriniar e giocherà Theat. E facciamo giocare anche Arnanovic. Simulazione veloce. 0-0. Va bene così. Abbiamo vinto 4-0 l'andata. Va bene così. L'Inter passa il turno. In questo episodio appunto scopriremo la nostra avversaria. Forse. Ma intanto, se non è comparsa. Chiudiamo l'episodio. Andiamo a vedere. Ok, non è qua. Aspettate. Ok, non è ancora comparsa. Comparirà nel prossimo episodio. Dove giocheremo? Roma. Giocheremo Monza. Simuleremo. E Lazio, se non compare qua in mezzo la Champions. Dipenderà tutto dalla Champions. Comunque, ragazzi. Io vi ringrazio di aver visto il video, come al solito lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.